Partiamo dalla premessa, un evento praticamente unico, speriamo. Sì, prima dell'evento unico, il primo sentimento che voglio esprimere a nome del Comune, dell'amministrazione comunale e di tutti i riminesi è un sentimento di cordoglio e di vicinanza ai familiari, ai parenti e ai figli della signora, dell'anziana deceduta a seguito di questo evento. Successo a Santa Cristina, le vie sono ancora in corso di accertamento, come dire, le cause, le modalità che ovviamente sono riconducibili a questo evento piovoso. Sì, un evento che non è un evento piovoso, è l'evento del secolo, come hanno detto i tecnici, c'è stata una concentrazione di acque che non si vedeva dal 1920, i tecnici la definiscono come una vera e propria bomba d'acqua che si è abbattuta su Rimini, con una concentrazione persino di 90 mm in mezz'ora d'acqua. Da ricordare che l'evento piovoso più importante dell'anno scorso, quello del 2012, aveva visto una concentrazione di 29,4 mm. Qui siamo arrivati a una concentrazione di 90 mm in mezz'ora, quindi una quantità d'acqua incredibile misto a grandine che ha colpito la nostra città. Sono stati attivati, io ho sentito immediatamente il prefetto, abbiamo attivato un tavolo di coordinamento d'emergenza operativo a partire dalle 18.30, quindi a fenomeno in corso, in prefettura, che ha coordinato l'azione di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, forze dell'ordine, polizia municipale. Abbiamo sia io che il prefetto richiesto subito rinforzi a Bologna alla protezione civile regionale, sono arrivate squadre e voglio ringraziare la protezione civile, i volontari, tutti i vigili del fuoco, sono arrivate squadre da Ravenna, da Forlì Cesena, da Ferrara e sono attivati le centinaia di richieste, come dire, di aiuto, sono state attivate immediatamente dei servizi. Primo, mettere in sicurezza le persone, alcune sono rimaste imbottigliate nelle macchine tentando di passare sotto i sottopassaggi pieni d'acqua e poi interventi in edifici, sono partiti i controlli nelle scuole, già a Luna avevamo fatto 32 controlli su 39 delle scuole materne e degli asili, questo ci ha permesso di aprirle tranne tre che abbiamo ritenuto insieme ai vigili del fuoco, Antea, i tecnici hanno ritenuto di sospendere cautelativamente per la giornata di oggi, domani saranno aperte tutte le scuole, e interventi sui sottopassi. Devo dire che la pronta reazione di questo tavolo di forze che ha visto vigili del fuoco impegnati prima con 11 poi con 17 squadre, la protezione civile coordinata dalla polizia municipale, prima 8 squadre a cui se ne sono aggiunte altre 8, quindi un insieme di forze e di volontà che come dire, ha consentito alla città già nelle prime ore della mattinata di essere nelle condizioni di normalità. Sindaco, ha voluto fare anche un commento anche su come si sono comportati i riminesi, no? Nella stragrande maggioranza dei casi. Sì, è un comportamento forte perché di fronte a questi eventi, come dire, ci si può far prendere ovviamente dalla paura, ma anche, come dire, a volte dalla speculazione, dalla critica o dal si salvi chi può. Invece di fronte ad una bomba d'acqua ci si è stretti, è arrivato un grande spirito di collaborazione, segnalazioni dei cittadini, ovviamente questa macchina di aiuti e di soccorsi ha agito anche con delle priorità, prima le persone, poi chi aveva dei problemi, via via fino ad oggi, io personalmente insieme al prefetto al tavolo coordinamento delle emergenze che è ancora in piedi in prefettura, abbiamo chiesto la permanenza di altre 8 squadre di protezione civile regionale per intervenire sulle cantine allagate, le autorimesse, gli scantinati, quindi, come dire, una macchina operativa pienamente funzionante. Anche sul lato, come dire, del mare, a differenza di tutti gli altri anni, abbiamo preteso e voluto un piano operativo di emergenza, tant'è che già nella notte, non a evento concluso, mezzi, camion, pale meccaniche, decine e decine di uomini sono andati a ripristinare il profilo dell'arenile negli 11 sforatori a mare. È scattato il divieto di balneazione temporanea, sono state issate anche le bandiere di segnalazione, apposti cartelli in 5 lingue che ovviamente termineranno nell'arco della giornata. Quindi una città che di fronte a questo evento tragico, un nubifragio, una bomba d'acqua, si è stretta, ha lavorato e oggi siamo ancora, come dire, dietro ai tanti risvolti di questo evento, cantine, strade e persone. Un ringraziamento davvero perché, non lo so, è scattato qualcosa, chi specula addossando responsabilità a Tizio, Caio e Sempronio, questa volta è stato
un po', come dire, taciuto dalla grande maggioranza dei riminesi, che invece di, come dire, parlare di fronte a un evento straordinario hanno dato una mano a chi aveva bisogno.